Buongiorno amici e bentrovati ad una nuova puntata con l'appuntamento che oggi tratta un tema, ahimè, molto importante, note dolenti, si porta al tema dell'energia e ne parliamo con una startup molto interessante perché giovane ma già molto qualificata. Andrea Zucco è l'amministratore, devo dire insieme a Ilenia Turelli, della AZ Consulting SPA, una realtà, Andrea, buongiorno, molto Buongiorno. interessante perché è nata a dicembre del 2020 come SPA. Ecco, ci vuoi raccontare un po' la storia di AZ Consulting? Cosa fate? Buongiorno dottor Lucidi, buongiorno a tutti. Allora, noi con AZ Consulting ci stiamo professionalizzando per far consulenze dal cliente domestico al grande cliente energivoro. Hai detto bene, siamo partiti con AZ Consulting SPA a dicembre del 2020, ma prima di essere un SPA siamo partiti, la vera partenza è stata a gennaio del 2019 con una piccola SRLS, con tanta voglia di crescere e senza neanche una piccola sede, perché la nostra piccola sede, la primissima sede d'appoggio è stata un bar in via Galliera a Bologna. Quindi partite da Bologna. Mi pare Esatto. invece di ricordare che la tua socia e co-amministratrice è una bella imprenditrice bresciana. Sottolineo il bella bresciana perché sai che è una città che porto nel cuore. Beh, quindi è un'azienda di giovani ed è un'azienda giovanissima. Eppure abbiamo un fatturato di 10 milioni di euro per questo anno in corso. Questa è la previsione perché dall'anno scorso si è raddoppiato, quindi è molto interessante. Spiegaci le ragioni di questo successo. Allora, sicuramente le ragioni di questo successo è in primis studiare tantissimo il mercato dell'energia, studiare come poter aggredire il mercato, ma soprattutto come aggredirlo in maniera sana il mercato, quindi proprio facendo delle consulenze che partono dal cliente domestico fino appunto alla grande impresa che sicuramente in questo momento, che sicuramente non stiamo vivendo il momento migliore per quanto riguarda la parte energia, stiamo vivendo questa forte crisi energetica, ha bisogno di consulenze di specializzati, di persone specializzate nel riuscire a fare delle analisi, delle previsioni e quindi poter proporre una tariffa o delle soluzioni, ovviamente tecnologiche a livello di efficientamento, che possono ovviamente andare a portare dei profitti, quindi dei risparmi dalla piccola famiglia fino alla grande azienda. Allora, sono state portate alla nostra attenzione delle bollette che tradizionalmente arrivavano a 15.000 euro e che invece adesso sono balzate a 40.000, bollette di energia. Ci vuoi spiegare, così lo chiariamo bene ai nostri spettatori, quello che sta accadendo e come si può contrastare, magari rinegoziando il contratto, quello che viviamo un po' tutti, anche nelle nostre piccole utenze domestiche? Esattamente, allora diciamo che la problematica che abbiamo è che l'Italia non è sostenibile a livello dell'energia, dipendiamo dall'Europa, dagli altri stati e quindi basta un semplice, come è già successo negli anni passati, basta che la Francia mette in manutenzione le proprie centrali e i nostri prezzi salgono alle stelle. Sicuramente un aumento così importante come adesso non si era mai stato verificato, perché ovviamente dipende anche molto dal problema che abbiamo con il gas, no? Certo. Attualmente il gas trascina l'energia in maniera importante e tutta la parte ovviamente delle penali per le nostre aziende energivore che hanno per le emissioni di CO2 nell'atmosfera. Ovviamente questa carenza di materie per la produzione, questa difficoltà nostra che abbiamo, siamo un paese ballerino con l'energia elettrica e questo qui ovviamente deve dar da lezione questa crisi energetica appunto al fatto che bisogna far nascere sempre più la figura del consulente energetico che non è mai stata vista in maniera necessaria. Forse alcune aziende, ovviamente le aziende energivore che abbiamo che consumano tantissimo, l'hanno già in casa, però
ci sono società che spendono 15-20 mila euro al mese che si devono riuscire ad affidare, perché ovviamente andando a fare delle previsioni tra... Poi l'energia per queste grandi aziende viene stipulata con dei contratti variabili, perché bene o male abbiamo avuto sempre, nella nostra storicità c'è sempre un andamento, che sappiamo che solitamente i prezzi arrivano a circa 90 euro a megawatt durante la parte invernale, poi durante l'estate vanno a scendere e poi oggi abbiamo avuto dei picchi che sono arrivati fino a 500 euro a megawatt. È normale che se non si ha un consulente che studia, che sta sul GME, che controlla le proiezioni dell'andamento del mercato, per andare immediatamente a bloccare un prezzo, i clienti energivori oggi stanno facendo veramente tanta fatica. Voi avete molti clienti energivori perché stanno scegliendo questa vostra capacità di analisi. Ecco, ci vuoi fare un attimo un overview? Come si fa in poco tempo a costruire una società capace di fatturare 10 milioni di euro? Allora, io nella mia esperienza ho 12 anni di esperienza nell'energia, sono partito da giovanissimo, avevo 18 anni. Ovviamente bisogna studiare molto per riuscire a fare queste statistiche, queste analisi e queste consulenze, ma soprattutto non farle per se stesso, ma farle per il cliente, cosa che tante volte avviene nel nostro settore. E abbiamo avuto nel momento in cui i prezzi stavano crescendo, quindi parliamo di settembre-ottobre, abbiamo avuto sicuramente tantissime aziende che si sono appoggiate a noi. Infatti abbiamo contrattualizzato circa 350 milioni di kilowatt e siamo riusciti in proiezione in un anno a far risparmiare a queste aziende circa 25 milioni di euro. Vorrei dire che la migliore pubblicità per voi è far parlare queste aziende, perché poi il tema del rincaro delle energie è un tema in agenda già da tempo, ma che con le distrazioni dei vari governi che si sono succeduti e con la distrazione in generale di questo mainstream che non mette in evidenza, non abbiamo un'informazione puntuale e rigorosa, ma molto, perdonami, utilizzo il tuo aggettivo, ballerina, lo dicevi per l'energia, esatto, lo dico io per la stampa. Purtroppo tanti di noi sono veramente ballerini e balzano da un argomento a un altro senza un'agenda, senza uno schedule, direbbero gli inglesi, delle priorità da osservare. Allora facciamo un attimo una proiezione, un'analisi. Poniamo il caso che invece, ecco, noi nel mese di luglio, anziché pensare all'imminente bagnetto, avessimo pensato a far entrare in azienda un esperto, un analista del calibro di AZ Consulting. Quanto avrebbe potuto risparmiare questo grande player che della famosa bolletta da 15.000 euro balzata a 40? A quanto sarebbe potuta balzare con un studio? Prendendo proprio i dati storici di quel periodo, in quel periodo il cliente che, e la maggior parte erano così, possiamo parlare quasi di un 80% dei clienti che, visto perché prima, tra l'altro prima c'è stata, quando c'è stato il lockdown, i prezzi sono scesi a 24 euro, anche lì abbiamo avuto dei minimi storici e ovviamente lì tutte le aziende si sono procurate un contratto variabile per andare ovviamente ad avere quei prezzi bassi del momento, ma quel prezzo è stato perché non c'era richiesta, eravamo tutti fermi, quindi il prezzo è normale che se non c'è richiesta il prezzo è crollato. Abbiamo avuto un crollo importantissimo, anche quello lì non è mai avvenuto un crollo del genere dei prezzi dell'energia, e quindi tutti sono passati ad un prezzo variabile. A luglio ancora era un attimo prematuro, però già in agosto, quando realmente erano tutti a fare il bagno, abbiamo iniziato a stimolare i nostri clienti dicendo: guarda che in previsione c'è un forte aumento, quindi dal prezzo variabile bisogna assolutamente andare a bloccare i prezzi per andare ovviamente a non avere questi aumenti qua che ci sarebbero stati. E in quel periodo siamo riusciti a bloccare i nostri clienti un prezzo ad esempio a 90 euro a megawatt. Chi non è riuscito a bloccarlo oggi sta pagando 300 euro a megawatt, quindi la differenza è proprio questa qui, che moltiplicata per
i migliaia e i milioni di kilowatt che consumano le aziende energivore, ovviamente è un qualcosa di veramente molto molto importante. Infatti tutti i giorni sentiamo di, ma anche dal bar che apre soltanto a mezza giornata della mattina e la sera chiude perché non riesce a sostenere il costo della bolletta elettrica, ovviamente reduce dalla pandemia. Tu sei a Bologna, in una regione che vanta tantissime cose, il primato dell'industria agroalimentare, hai anche il distretto della macchina, no? Dell'automotive, la tua socia è a Brescia, lì avete tantissimi energivori. Che cosa possiamo dire a questi soggetti che sono in crisi e che stanno diventando super creativi? C'è chi sta provando a mettere la produzione la sera. Esatto, perché ovviamente la sera i prezzi, essendoci meno richiesta, quella sicuramente è la mossa più giusta per le persone che non sono riuscite a bloccare un prezzo ad un prezzo importante, ad un buon prezzo. Quindi per chi è col prezzo variabile e ha la possibilità, sicuramente quella lì è la scelta migliore di consumare la sera. E quello che posso dire è anche in virtù che pian piano si sta realmente liberalizzando il mercato qui in Italia, perché fino adesso e ancora oggi il monopolio lo detiene la maggior tutela, però questo qui ormai è ancora per i clienti domestici, perché per le partite IVA il 2021 è stato l'anno di chiusura di maggior tutela per quanto riguarda le partite IVA. Quindi le partite IVA non hanno più il punto di riferimento dello Stato, ma sono in preda a tantissimi fornitori, perché in Italia abbiamo veramente tantissimi fornitori, reseller, pseudo reseller. Ecco, diciamo anche una cosa, che io ho visto la vostra scheda, voi non siete al momento reseller, state per entrare. Allora spiegaci anche bene per i nostri telespettatori che cosa succede, chi è il reseller, che cosa può fare, cosa quindi farete voi, con quale modello di business approcciate questo mercato? Sì, attualmente, come stavo dicendo, il 2023 segnerà il passaggio ufficiale, sempre se non sarà di nuovo prorogato, perché è da un bel po' di tempo che viene prorogato, il passaggio ufficiale al mercato libero anche per i clienti domestici, che attualmente il monopolio è sotto la maggior tutela. E ovviamente questa cosa deve far capire alle persone che bisogna affidarsi ad aziende serie nel settore per poter riuscire a non avere i problemi che ci sono adesso, quindi a riuscire a risparmiare sul costo dell'energia, ma non solo risparmiare, anche avere la tranquillità comunque di avere una persona specializzata che li segue passo passo, anno in anno, per offrirgli delle condizioni vantaggiose e ovviamente anche dei consigli, perché quello che facciamo noi è quello proprio di consigliare. Noi non prendiamo soldi dai nostri clienti, quindi noi andiamo a dare dei consigli su come poter andare ad abbattere determinati costi. Cari amici dell'appuntamento, era la realtà di AZ Consulting S.P.A. che ci ha portato a ragionare di energia. Grazie Andrea per questo bel appuntamento e grazie a voi che ci seguite, grazie sempre con grande affetto. Vi ricordo che siamo cross mediali, per cui ci troviamo su web, sul canale 513 di Sky, oltre che sull'informazione cartacea che conoscete. Ciao!